Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati su Football Manager 2019 in una delle ultime puntate ragazzi, perché tra un mese e mezzo uscirà Football Manager 2020, quindi ragazzi siamo sul finire, dobbiamo vincere un trofeo prima di chiudere questa serie, dai forza, almeno una Coppa Italia, una Coppa del Nonno, qualsiasi cosa. Allora oggi andiamo a vedere contro chi andremo a giocare. Dunque, siamo contro il Genoa tra proprio 4 giorni in trasferta a Marassi, poi Fiorentina in casa. Salteremo la partita contro la Samp e contro il Genoa in Coppa Italia e poi andremo dritti in casa dell'Entella in Serie A, che vediamo un po' dove si posizionano queste squadre in classifica. Il Genoa, levati, è proprio dietro di noi, 28 punti, noi siamo a 35. Poi, aspetta, abbiamo detto Fiorentina. Clamorosamente non tanto, perché anche nella realtà sta un po' faticando in campionato e ha 15 punti. E l'Entella, proprio squadra materasso, star-ultima, là mi aspetto 1000 gol della mia squadra, sicuramente. Quindi andiamo a vedere subito le quote e la formazione che andrà a sfidare proprio i rosso-blu. Allora, pronti! Il Genoa alla difficile sfida contro il Parma. Siamo strafavoriti, addirittura secondo Planet Football. Il Genoa 4,50, il pareggio 3,25, il Parma 1,67. L'arbitro sarà Paolo Valeri, con 25 gialli e 1 rosso. Lo stato di forma è identico per le due squadre. 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio per il Genoa. 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio altrettanto per il Parma. Andiamo a vedere la formazione. Allora, formazione che vede Cragno in porta. Mandi che va a sostituire lo squalificato Aguilar a destra come terzino. Calero, Papadopoulos, Alstenberg. Linea difensiva Tonali, Stulak e Grassi. Il pacchetto di centrocampo e poi abbiamo gli attaccanti Chukwueze, Trincao e Ponce. La mentalità è su positiva perché voglio impostare questa partita tutti all'attacco, proprio voglio attaccare. Non riusciamo a recuperare Politano, che purtroppo resterà fermo per altri 5-10 giorni, ma comunque abbiamo molti altri giocatori che pronti a subentrare al suo posto. Beh, più o meno, vabbè. Il nostro bomber Ponce è pronto a far faville come sempre. Andiamo a parlare alla squadra di Energico. Siamo favoriti per una ragione, la ragione magari sei tu, forza ragazzi, dai Ponce, Tonali, subito Hasselberg, facciamo vedere chi comanda, magari un altro gol lampo, no, questo succede una volta ogni 20 anni. Attenzione, c'è Grassi fuori per infortunio, che fa? Non lo so, credo forse abbiano restituito il pallone, spero. Pereira, attenzione, il Genoa subito in avanti, Pereira, vabbè niente, cambio veloce, sì, aspetta, andiamo a cambiare Grassi che mi sembra sofferente. Mettiamo Cataldi. No, andiamo a mettere allora, guarda chi, mettiamo Pepino e giochiamo con i due registri dietro. Perfetto. Tulak lo mettiamo centrocampista di quantità, di supporto. Perfetto. Pepe lo mettiamo regista arretrato di difesa, tonale di supporto. Perfetto, va bene, andiamo. Genoa ancora in possesso palla. Sturaro Elgazi, Sturaro, ancora lui. Hillemark, Pereira avanza, allarga sulla fascia per Toledo che l'allarga ancora per Olivera, mette in mezzo Sturaro, mamma mia, credevo fosse gol, ma invece niente, Cragno controlla senza problemi. Tulak, attenzione, la mette in mezzo Toledo, Chukwueze la va a recuperare, ha il tempo per guardare il piazzamento, la rimette in mezzo Trincaoni e gol. No, che okay. Aspetta, ho sentito un fischio, raga. No, gol, non so perché forse ha fischiato per il gol, non lo so, comunque autogol di, non ho visto chi benissimo, però è stato, aspetta, ve lo dico subito, autogol di Biraschi. Il Parma passa in vantaggio in maniera abbastanza fortunosa grazie a un gol di Biraschi. Primo tempo va a finire al 35, andiamo di Energico, le cose vanno bene, ma so che potete dare di più. Forza ragazzi, un bel 2-0 così l'andiamo a chiudere, perché sennò qua ce lo fanno subito, io già lo so che ce lo fanno subito. Genoa in possesso palla, appunto, Hillemark allarga per Elgazi, ha spazio sulla fascia per avanzare, infatti avanza, passaggio filtrante per Pereira, tutto solo davanti a Cragno, mamma mia, Cragno ci mette la manona e la va a respingere, Sulak ancora dalla punizione, Trincao, è sempre lui ragazzi, è sempre lui quando abbiamo bisogno di un leader, di qualcuno che la sblocchi, c'è sempre lui, Francisco Trincao, 7 gol. Se fosse per Ponce, ragazzi, ancora siamo a 0 punti. E Ponce, infatti, ecco, è proprio lui che la butta fuori, giustamente. Mai inquadrare la porta, Ponce, mi raccomando, mai. Non sia mai che tu vada ad inquadrare la porta. Siamo al 70, andiamo a fare dei cambi. Mettiamo Diakate per Leoncino Stulak. Trincao, lo andiamo a togliere, visto che ha ammonito, per Gervinho, che spostiamo attaccante esterno di supporto. Ci possiamo abbassare adesso.
Ok, e poi mettiamo nessuno. Però restiamo così adesso. Anche perché giustamente avevamo finito i cambi perché uno l'abbiamo fatto inizio partita. Quindi lodiamoli questi ragazzi, bravissimi. 2-0. Comunque in casa del Genoa non era facile. Anche perché il Genoa è lì. Attenzione però perché c'è un'azione proprio del Genoa che potrebbe riaprirla. No, ti prego, no, no. Hillemark l'allarga per Ghiglione. Ghiglione la mette in mezzo. L'allontaniamo ancora Ghiglione però di nuovo Toledo. Teoreo, lo sapevo io. Va bene, qua ci andiamo a spostare su molto difensiva. 4 minuti mancano, raga. Mancano un minuto. Dai, è finita. Mancano 3 secondi. 3 secondi. Va bene. Abbiamo dato l'apparenza del brivido facendo segnare il Genoa. Ma ormai era troppo tardi. Una gran bella vittoria. Ben fatto. Finisce il discorso squadra. E adesso, ragazzi, 2 giorni di riposo. E poi abbiamo subito la Fiorentina in casa. Alberto Grassi infortunato per 1 o 2 giorni. Va bene. Sta ok la conferenza. Mandiamo il vice come sempre. Siamo imbattuti da ben 9 partite, ragazzi. Quindi questo è già un ottimo segnale per ciò che sarà la nostra stagione. Purtroppo vediamo in Serie A, siamo a meno 5, signori, dalla vetta. Quindi sarà difficile ma non impossibile. Sarà molto difficile ma non impossibile. Vedremo dove arriveremo. E allora eccoci ragazzi alle nostre quote. Il Parma è favorito contro la Fiorentina. Secondo il Messaggero Sportivo siamo a 1,57. La Fiorentina è a 5 addirittura. Il pareggio è 3,50. L'arbitro sarà Fabio Maresca con 48 gironi e 2 espulsioni. Quindi un po' anche severo. La Fiorentina, insomma, 2 pareggi, 2 vittorie, una sconfitta. Noi 2 vittorie nelle ultime 2, un pareggio, una sconfitta e un'altra vittoria. E la Fiorentina dovrà fare a meno di Saponara, fermo per un piede rotto. Va bene. Abbiamo tutte le carte in regola per andare a vincere questa partita. No, sì, alla sinistra direi di no. Mettiamo Gervinho come attaccante esterno di attacco. Vediamo un po'. Allora, sicuramente Tonali ha bisogno di riposo. Andiamo a mettere Cataldi al suo posto. Grassi e Stulak. Sì, diciamo Grassi. Mettiamo il giovane Diakate dall'inizio. Però come mezzala lo vorrei mettere. Ok, e Mandi che anche lui è un po' stanco. Può far spazio ad Aguilar. Per il resto ci siamo Chukwueze, Gervinho e Ponce. Purtroppo mancherà la nostra stella Trincao, ragazzi. Quindi chi cazzo lo deve segnare sta partita? Nessuno. Finirà o 0-0. La perderemo sicuramente senza dubbio. Allora, va bene, andiamo. Parliamo la squadra aggressivo. Mi aspetto che vinciate questa partita per continuare la nostra striscia di successi. Porcaccia miseria, porca. Non è successo nulla. Neanche una cazzarola d'azione in tutto il primo tempo. Andiamo di aggressivo, ragazzi. È un'ora che aspetto. Prima o poi la faranno. La faranno, la faranno. No, non faranno nulla perché non hanno fatto niente. Non sono felice della prestazione. Raga, un'azione, non è che chiedo tanto, un'azione, addirittura hanno la mela, certo avrà anche 60 anni ormai la mela, però. No, quanti anni ha invece? No, 28 anni, credevo fosse molto più anziano. Vediamo la prima azione, c'è Jonathan Silva che la passa a Cataldi, oggi il nuovo regista. Gervinho sulla fascia, avanza, l'allarga benissimo per Aguilar, la mette in mezzo, Ponce! E te, vabbè, normale, non può segnare Ponce, può segnare mai Ponce, no, impossibile! Sarebbe stato proprio troppo irrealistico se avesse segnato. Dai, su, dobbiamo essere anche. Giustamente, Football Manager si sa, è famoso per essere un gioco che fa della realisticità il suo punto di forza. Ponce, non poteva segnare, era impossibile. Allora, mettiamo Silla, dai, mettiamo Moussa Silla, fiducia Silla, leviamo Diakaté, andiamo a mettere Grassi e scambiamo Grassi con Stulak, perfetto. Attacco. Iniziamo a far salire anche i terzini. Mettiamoli d'attacco. Ottimo, perfetto. Ok, confermiamo, ragazzi. Stulak dalla bandierina. Attenzione, la mette in mezzo. Vlaovic allontana. Papadopoulos la può riallargare. No, la passa all'indietro. Ancora per Stulak. La rimette in mezzo. Chukwueze. Grassi! Alberto Grassi. Segnano tutti, ma non Ponce come sempre. Niente da fare. Sì, che è anche uscito, però vabbè. Non avrebbe segnato comunque a prescindere, proprio il nostro attaccante meno attaccante che possa esistere. Siamo all'81esimo, aspetta. Possiamo riabbassare i terzini di supporto e mettiamo chi ha bisogno di riposo, Cataldi ha un po' di bisogno di riposo, mettiamo Pepe, Pepino nostro, ok. Qua ci spostiamo anche su difensiva, perfetto, ok.
3 vittorie su 3 proprio sarebbe l'apoteosi, anzi questa è la più difficile in realtà perché poi l'Entella, signori, è un punto solo. Ora non so se ne abbia fatte altre, attenzione. Papadopoulos allontana Biraghi, mancano 8 secondi, ragazzi, 8 secondi, 8 è fuori, no, niente. Milenkovic, Lamela, niente, ma c'è Cragno che fosse il pallone, va a perdere tempo, vero Cragno? Perdi tempo? No, bravo, sì, bravo. Ok, va bene, finisce ragazzi, 1-0 proprio. Il minimo indispensabile per poter portarci a casa i 3 punti. Appassionato, ben fatto, ben fatto. Oddio, potevamo far di meglio. Vabbè, però l'importante era portarsi a casa i 3 punti. Va bene, allora siamo al 26 dicembre. Andiamo dritti adesso a aprire il mercato. Quando il 3 gennaio aprirà il mercato, andiamo a vedere se abbiamo. Anzi, vediamo subito se abbiamo delle finanze disponibili. No, non abbiamo una mazza, anzi, dobbiamo. Gestione budget perché ok, così siamo a posto, abbiamo 1 milione. Vabbè, perfetto, non abbiamo nulla, quindi andremo semplicemente a vedere se possiamo prendere qualcuno in prestito che possa fare la differenza nella squadra, oppure andare a prendere qualcuno a parametro zero per l'anno prossimo. Quindi vedremo un po', anzi credo che la stagione successiva sarà l'ultima, ragazzi, perché come detto FM 2020 è alle porte, quindi. E allora siamo al 3 gennaio, andiamo a vedere subito chi c'è di interessante sul mercato. C'è Memphis Depay, no, Everton, vediamo, potremmo averlo, forse in prestito, no, costa un occhio della testa. Poi Aaron Ramsey della Juve potrebbe essere interessante, vediamo un po' offerta. E non costa neanche troppo, perciò proviamo a fare un'offerta, vediamo se ce lo danno. Aaron Ramsey, Lucas Moura del Tottenham. Come terzino, come ala destra, si potrebbe andare. No, costa troppo. Alexis Sanchez, il Niño Maravilla, non ci serve. Comunque è troppo grande. Questo no, Bonaventura, no. Ecco, lui già potrebbe servirci, ragazzi. Un bel mediano spaccalegna. Wilmar Barrios, centrocampista difensivo. Vediamo, lo danno in prestito. Sì, non costa neanche. Nulla, praticamente 66.000 euro, 66.000 euro, proprio regalato, regalato, neanche a farlo, e 66.000 euro, perfetto. Ok, facciamo un'offerta anche per lui. Poi Harry Winks, no, altri mediani no, lui no. Vorrei una punta, qualcuno che sia in grado di fare un gol perlomeno. Non è che dico chissà che cosa, c'è qualcuno in grado di segnare un gol in tutta la. C'era Depay, però non lo danno, purtroppo. Vabbè, vediamo chi c'è in prestito invece. Ok, nessuno di interessante, ragazzi. L'unico poteva essere Yanis Begrui, però vabbè, non mi sembra che sia poi così tanto migliore di Ponce. Vediamo chi c'è invece, molto importante per l'anno prossimo, in scadenza di contratto, in scadenza 6 mesi. Vediamo chi riusciamo a prendere, se riusciamo a prendere qualcuno. Ecco, tipo Julian Draxler, vabbè, non verrà mai tanto, ragazzi. Già, guardate già l'ingaggio che ha 7 milioni e 2, vabbè, niente. Dobbiamo andare su qualcosa di più fattibile. Vediamo Sandro. Sandro potrebbe venire, ragazzi, ma il problema è che prende già 6 milioni e mezzo di stipendio, quindi non verrà mai, ecco, praticamente. Poi vediamo lui, Zinchenko. Zinchenko, vabbè, sì, noi lo prende tanto so gratis, che ce frega. Li prendiamo tutti. Lui vuole 2 milioni e 61, noi riusciamo a soffrire 1 milione e 6, vabbè, non verrà mai neanche lui sicuramente. Questo no, lo leviamo, non mi piace, l'aumento annuale no, grazie. 3 milioni e 12, giustamente adesso chiede. Vediamo impostazioni budget, come siamo messi sui ingaggi. Ecco, li mettiamo tutti sugli ingaggi, ragazzi, perché tanto trasferimenti. No, niente, anche niente, va bene. Ok, non abbiamo soldi, non abbiamo proprio soldi per far nulla. Vediamo Gabigol. Gabigol potrebbe rilanciarsi al Parma. No, non si vuole rilanciare al Parma. Giustamente, vabbè, giù, che cazzo ci vado a fare al Parma, lui dice. Piaka, vediamo un po' se lo riusciamo a prendere. No, niente. Niente, ragazzi, nessuno vuol venire. Aiden. Aiden, almeno tu? Forse almeno Aiden lo riusciamo a prendere. Dai, prendiamo Aiden, questo bel medianone. Non che sia niente di speciale, ragazzi, però. Niente, vabbè, non c'è più nessuno di interessante, ragazzi. Gli altri sono troppo vecchi. Ecco, magari lui. Jay da Silva, ragazzi, potrebbe essere interessante. Un bel terzino sinistro. Perché no? Andiamolo a contattare per ingaggio.
finalizziamo le promesse. Ecco, come dicevo, Sandro, ragazzi, è saltato perché chiedeva 7 milioni di stipendi. Quindi niente, niente, impossibile per noi avere un budget simile. Ecco, Jade Silva chiede 700 mila euro, veramente super economico. Concludiamo l'accordo senza problemi. Non dobbiamo registrare nessuno perché non abbiamo preso nessuno. Quindi andiamo dritti, ragazzi, alla partita contro l'Entella. Se non sbaglio, salteremo quella del Genoa. Però attenzione, vediamo se riusciamo a vendere Tonali. Ecco, già vedete, questa è già un'offerta più interessante, ragazzi. 40 milioni per Tonali, la continuiamo a rifiutare, anche se adesso mi sa che lui inizierà un po' a innervosirsi, Tonali. Allora, abbiamo l'80% delle cessioni disponibili, quindi in base alla loro offerta, 40 milioni e 80% sono circa 32 milioni ci sarebbero entrati nelle casse della società. Ecco, magari se riusciamo a vendere qualcuno, poi possiamo pensare ad acquistare altri giocatori. Intanto ci hanno accettato l'offerta per Ramsey. Ecco, potremmo vendere Tonali e prendere Ramsey. Tonali lo andiamo ad offrire, visto che... Vediamo se ci danno 60, dai. Offriamo Tonali a 60 milioni, vediamo se c'è qualche squadra disposta a pagare 60 milioni per Sandrino nostro. C'è un'offerta per Tonali, va bene. Ok, allora per ora ce lo teniamo, ragazzi, perché secondo me a fine stagione riusciamo a vendercelo molto molto di più. Già, come vedete, le offerte finalmente sono molto più alte rispetto a quello che abbiamo ricevuto la scorsa estate, che massimo ci hanno offerto 15 milioni, ragazzi, impossibile. Che cazzo la vuole questo? Isaac Hayden al Parma è stato rimandato addirittura. Cioè abbiamo un budget pari a 8 euro, carai. Ma dai, 8 euro, vedete, le do io, altri 10 euro fai 18 almeno, dai. Niente, va bene, lo rimandiamo. Anzi no, guarda, questo proprio lo annulliamo. Dai, 8 euro di budget, ma dove si è visto mai in Serie A 8 euro? Manco un caffè ci possiamo prendere, oh. E allora, ragazzi, Aaron Ramsey è pronto ad accettare l'offerta del Parma, quindi arriverà in prestito. Poi abbiamo offerte per Tonali. Il Corinthians addirittura ci offre 12 milioni. Dai, siamo seri, dai, perché mi fate perdere tempo? Poi in Brasile, ora Tonali se ne va in Brasile. La Juve invece ci offre 42 milioni subito, più 13 milioni e mezzo a rate. Io direi di rifiutare 68 milioni in totale, quindi un'ottima offerta della rivendita, ragazzi. Ne facciamo poco, anche perché, come detto, la serie sta per volgere al termine, quindi niente da fare. Noi continuiamo ad offrire Tonali a 60 milioni, non trattabili addirittura, proprio vogliamo 60 milioni subito e adesso. Sembra scontato, ecco, è proprio questo che m'aspettavo di Tonali, che fosse scontento. Allora, l'offerta era troppo bassa, 60 milioni, esatto. Per me va bene, ok, si è convinto Tonali, voglio 60 milioni, però tutti cash, senza rate, senza nulla. Assegniamo, dunque, selezione rosa, andiamo a mettere Ndosta Ramsey, Aaron Ramsey, eccolo qua, perfetto. Non abbiamo ovviamente neanche i fondi per prendere Jada Silva, peccato perché questo ci serviva, eh. Ok, Barrios rifiuta il prestito al Parma, nessuna offerta per Tonali, va bene. Allora, vediamo se abbiamo qualcuno, non so, in squadra under 20, qualcuno da poter vendere, tipo un Giacomo Ricci, ad esempio. Perché non se ne va Giacomo Ricci a 200 mila euro, ce ne servono 70, quindi qualsiasi cosa va bene. Ad esempio anche Giuseppe Carriero, perché non te ne vai, caro Carriero? Oppure Jekkanen, no, questi costano troppo poco, niente, vabbè, non ce ne frega. Nella rossa principale invece chi potremmo mandar via, ad esempio, che abbiamo usato poco? Credo nessuno, perché abbiamo comunque una rosa molto ristretta, quindi più o meno ci servono tutti, a parte Lasovic che è in prestito e che non possiamo terminare, tra l'altro, niente, va bene, ok, quindi ci servono tutti, ragazzi. Intanto, per onor di cronaca, ragazzi, purtroppo vi devo dire che abbiamo perso la partita contro il Genoa in Coppa Italia, addirittura 3-0, quindi pesante sconfitta in Coppa Italia in casa, addirittura contro il Genoa, quindi saluteremo molto probabilmente anche la Coppa Italia. Adesso andiamo alla partita dritta, alla partita contro l'Entella. Una partita dove mi aspetto almeno un gol di Ponce, uno, non è che dico ne deve fare 3, 4, 5, 1. Allora, il pronostico è tutto per il Parma, 1,40 addirittura ci danno contro la straultima, 7,50 l'Entella, il pareggio è 3,75, Federico Lapenna è l'arbitro, l'Entella, guardate un po', lo so, anzi un altro pareggio hanno fatto, quindi già dovrebbero essere a due punti.
Anzi, lo andiamo subito a vedere. Tra l'altro, quanti punti avete? Sì, 2 punti. Un pareggio contro il Palermo. Benissimo, 2 punti, ragazzi. Questa proprio almeno 3-0. Proprio over senza neanche pensarci. Dunque, allora, il Parma sulle tracce di Petagna. Ma non è vero, non l'ho mai chiesto io Petagna. Perché dovete dire queste idiozie? Non è vero per niente. Allora, lasciamo da parte un attimo il mercato perché non voglio che sia fonte di distrazione per i nostri giocatori. Andiamo a vedere la formazione. Cragno, Mandi, Calero, Papadopoulos, Alstenberg, Pepe in cabina di regia, Ramsey, Stulak, Politano che torna finalmente dopo un brutto infortunio. Trincao e Ponce. Da Ponce ci aspettiamo tutti tantissimo. Anzi, lo mettiamo come punta completa d'attacco. Proprio il suo ruolo naturale. Non ha scuse oggi. Ovviamente la mentalità è suppositiva. Siamo tutti volti verso l'attacco, ragazzi. Mi aspetto proprio goleada, goleada aggressivo. Una squadra dovrebbe vincere senza problemi. Una squadra come la nostra. Esordio anche di Aaron Ramsey. Subito 8 minuti, Papadopoulos per Ponce, Pepe, attenzione, Ramsey, Papadopoulos allarga per Stulak, Politano alimenta l'azione, Mandi che la può mettere in mezzo, subito Ponce, l'ho detto, questa era la partita di Ezechiele, era la partita di Ezechiele, 8 gol per lui in questa stagione, proprio un goleador, un bomber di razza per essere la punta centrale, la punta di diamante, 8 gol voglio dire, vabbè comunque c'è Stulak dalla bandierina ancora, Baraye. Attenzione perché l'entella potrebbe ripartire in contropiede. Vediamo un po'. Sì, c'è il contropiede che però viene subito vanificato. C'è Alstenberg che la spazia in avanti. Ponce, attenzione, può essere. Rigore netto. Bellucci, il grande Giuseppe Bellucci, ex difensore centrale del Catania. Vediamo chi va a battere. Proprio lui. Matteo, Matteuccio, torna Matteo e subito mette il timbro sul 2-0. 15 minuti. Si prospetta una giornata da incubo per l'entella. Mentre una giornata da sogno per il Parma è alle porte, 3 vittorie su 3, ragazzi. Proprio un Parma che ormai non conosce la parola sconfitta. Politano, Pepe, Stulak centralmente, la mette in mezzo. No, c'è Ramsey, mamma mia, subito. Seconda, come? Ah, vabbè, la prima rete sarà stata con la Juve, giustamente. Subito all'esordio, Ramsey, come nella realtà, tra l'altro, con la Juve all'esordio segnato. E anche con noi all'esordio va a segnare Aaron Ramsey. Ancora il Parma 3-0. Attenzione, Mandi la prova, però va fuori. C'è gloria un po' per tutti oggi. Stulak, vediamo se come sempre. Niente, stavolta la para Calero. Peccato. 10 tiri per il Parma, di cui 5 in porta. Siamo al 34esimo. Andiamoli a lodare. Neanche a domandare di più. Dai, non c'è motivo di stressarli particolarmente. Appassionato, sono felice, continuate così. Che ye vo di, che ye voi di. Ancora Parma, attenzione, in avanti Ramsey. Ramsey, ancora lui. Mandi sulla destra, la può provare, la prova. Mamma mia, proprio il portiere si butta a casaccio. Chi è il portiere? Fammi vedere, Borra. La borra di Antonella Clerici, insomma. La va a battere anche Mandi, c'è gloria anche per lui. Addirittura, terzino destro, Belli. Belli sulla fascia, Baraye dall'altro lato, la può mettere in mezzo? Sì, lo fa. E c'è addirittura Cragno. Non so, non ho capito se sia stato Cragno a pararla oppure era palla. Vabbè, ma chi se ne frega, ma che importanza ha? Ancora Belli, il sole bacia i Belli all'indietro per De Maio, ma niente da fare. Vabbè, andiamo a fare 2 cambi, ragazzi, perché vedo troppi ammoniti, il che non mi fa star tranquillo. Allora, Tonali, sicuramente tutte e 2 le ali. Togliamo Politano che torna dopo un brutto infortunio. Andiamola a preservare un po', e per ora va bene così. Andiamoli a lodare ancora una volta. 4-0. C'è Stulak, la mette in mezzo. Madò, direttamente. E va bene. Gloria anche per. Che è? Ma dai, ma un gol così bello. Come fate a annullarlo? Proprio senza cuore siete là al VAR. Porca miseria. Niente, vabbè, annullato il gol di Stulak. Pazienza. Oh, Ponce, un gol. Ah, non si è sforzato di più. Andiamo a mettere a Silla, dai. Dove sta? Mussa Silla. Cioè, se fa un gol con l'entella, come può mai sperare giustamente di segnare con le altre squadre? Impossibile. Impossibile, impossibile. Proprio abbiamo preso la pippa delle pippe. Abbiamo preso. Meno male che è stato gratis. Perlomeno c'è Kurtic. Mamma mia, ancora. Cragno non la trattiene, quindi l'ha parata lui. Ancora Cragno. Madonna, che portiere. Proprio una saracinesca. Una sicurezza in porta tra i pali.
il grande cragnone, l'uomo cragno De Luca dalla bandierina, la mette in mezzo, Trincao allontana, ancora cragno, mamma mia, un tiro al bersaglio oggi però. Al momento, quello dell'entella, ma c'è Cragno che si fa trovare sempre pronto. De Luca ancora la va a battere, chiama lo schema, la mette in mezzo. Papadopoulos finalmente riesce ad allontanare. Attenzione, mancano 3 secondi. Bellucci è finita 4-0, netto e conciso per il Parma. Parla alla squadra, è energico. Bella vittoria, ragazzi. Ben fatto, continuiamo così. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, pronostici rispettati per il Parma e Samandi, l'uomo partito 9.3 sta, ok, qua mandiamo il vice, fuori classe Mandi è in stato di grazia. Guardate un po' l'imbattibilità del Parma che dice 11 partite di fila senza perdere, di cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vittorie su 11. Anche questo episodio, ragazzi, sta volgendo al termine. Prima di chiudere, andiamo a vedere, come sempre, contro chi giocheremo il prossimo episodio. Saremo in casa contro la Roma, in casa contro il Torino e in trasferta contro la Juve. Già il prossimo episodio, ragazzi, può dire molto di quello che sarà la nostra stagione. Con due partite contro due grandi potenze del calcio, vediamo anzi dove siamo anche in classifica. Siamo secondi, ragazzi, a 2 punti dalla vetta, con una partita in più però rispetto a Inter. Anzi, abbiamo una partita in più rispetto a tutti, quindi andiamo avanti, signori, perché probabilmente abbiamo giocato di posticipo. Andiamo avanti, facciamo giocare anche le altre e poi così vediamo a che punto siamo effettivamente in classifica. E allora ecco la classifica definitiva, ragazzi, dobbiamo provarci. Guardate un po', siamo a meno 3 dalla vetta del Milan, l'Inter, la Juventus. Il prossimo episodio sarà fondamentale perché andremo a sfidare sia la Roma, sia la Juve e il Torino. Dove sta il Torino? Vabbè, da qualche parte, eccolo qua. Quindi se dovessimo battere la Juve, ragazzi, là possiamo andare a sognare. Comunque possiamo sognare, sarà molto molto difficile riuscirci, però ragazzi, sognare è gratis e non costa nulla. Quindi, come detto, la classifica l'abbiamo vista. Come detto, abbiamo Roma, Torino e Juventus nel prossimo episodio. Quindi, mi raccomando, non perdetelo. Anzi, fatemi anche sapere qua sotto cosa ne pensate di Tonali. La Juve continua ad offrirci 42 milioni subito, più altri 20 e qualcosa a rate. Quindi per un totale di circa 60, 60, 68 milioni, se non sbaglio. Fatemi sapere voi cosa fareste, se lo vendereste o meno. Quindi detto questo, ragazzi, mi raccomando, voi iscrivetevi al canale qualora vi piacessero queste serie. E noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video. Ciao!